viviamo senza casa, senza lavoro, cioè, qua noi mangiamo grazie alle persone che ci lasciano qualcosa per farci mangiare, vedono pure dei bambini che sono coricati qua con noi ad acqua e vento, non c'è nessuno che ci aiuta, solo se abbiamo qualcosa nello stomaco grazie alla forza dell'ordine, perché la mattina viene qualcuno della forza dell'ordine e ci porta qualcosina, il caffè o la colazione. Delle persone come noi che capiscono veramente la vita com'è e non ci parlano delle persone di fuori, diciamo, come lavoro, per come dovrebbero parlare, ma ci parlano come umanità. 24 anni e mezzo che aspetta delle risposte per avere un piccolo tetto dove può mettere i suoi figli a riparo, per non fargli ammalare, ovviamente, diciamo, come vendo per non tenerli fuori casa. Non abbiamo avuto mai risposta. Siamo stati alloggiati da amici, parenti, però non è una vita che... Cioè, stiamo facendo una vita, tra virgolette, condannata a stare sotto gli altri. Io ho una famiglia, ho due bambini, ora mi sta per arrivare il terzo e sono senza lavoro, non so come fare, come comprargli nemmeno una magliettina. Cioè, siamo proprio rovinati. I quartieri periferici, che sono i più poveri, che l'istituzione si deve mettere a disposizione e fare un mondo di incontro e d'appoggio su queste persone, famiglie, perché è giusto passare il Natale come tutti gli altri, perché ci sono famiglie che sono disagiate moltissimo, perché i mariti in carcere, c'è tanta povertà, e dove mettiamo che non hanno neanche la forza di affrontare questa cosa. Oggi queste famiglie si sono ribellate a dire basta alla sofferenza, noi esistiamo. Qui i disagi maggiori sono che all'inizio non ci hanno accolto e c'era l'indifferenza delle persone. Pian piano invece questa indifferenza è finita e le persone ci hanno portato dei viveri, del mangiare, qualcosa di soldi per comprare il latte ai bambini, si sono messe a disposizione coperte, cappelle. Anche la chiesa di Sant'Egidio si è messa a disposizione con noi, che ci ha aiutato. Uno, chi ci ha aiutato lo possiamo dire, non c'è niente da... Uno deve essere onesto e deve dire la verità. Chi ha i meriti e vediamo che ha un cuore sono stati qua. Chi abbiamo chiesto aiuto non è stato molto facile, perché ancora non vediamo aiuto. Qualcosa deve succedere in questi giorni, perché noi non ce ne andremo fin quando abbiamo non delle risposte, ma una sicurezza certa per questi poveri. No, non abbiamo sentito niente. La risposta è dei cittadini, che i cittadini sono con noi. Sederci qua e mangiare e aspettare che il freddo non prenda il sopravvento sulle nostre famiglie e le cose, perché dobbiamo affrontare anche questa cosa, che siamo in inverno, è Natale e non è che dobbiamo sopravvivere.